Oggi parleremo di William Shakespeare. Lo so, alcuni di voi preferirebbero sedersi sulla poltrona del dentista. Ma noi parleremo di Shakespeare come di un tale che ha scritto cose molto interessanti. Voi avete visto Shakespeare recitato più o meno così. Oh Tito, porta il tuo amico con te. Ma chi l'ha visto fatto da Marlon Brando sa che Shakespeare può essere diverso. Amici romani con cittadini, prestatemi orecchio. E cercate di immaginarvi John Wayne in Macbeth che fa: beh, che cos'è, un coltello quello che vedo di fronte a me? Cane, signore? No, oggi no. Guardi che un cane fa bene ogni tanto, sa? Uno può fare un pasto completo a base di cane. Si comincia con crudité di dalmata, si continua con un bel cocker flambé e per dessert un pechinese al pepe rosa. Come stuzzicadenti usare le code. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No. Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore. Considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così. Bravo, Frischi. Grazie. Sì. Osate cambiare, cercate nuove strade. Allora, in aggiunta agli esercizi, vorrei che componeste una poesia. Tutta vostra, un lavoro originale. La 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 la. Sì, una poesia. E dovrete leggerla ad alta voce di fronte alla classe. Martedì. Bon chance, giovanotti. Ah, senta, Anderson. Non creda che non sappia che questo compito le fa una paura del diavolo, vecchia talpa.